Padre Pio ha vissuto con i fatti la carità e ci invita a non fermarci lungo la strada della santità. Questo in sintesi è quanto detto da Monsignor Ciro Fanelli, alla guida della diocesi di Melfi Rapolla Venosa, il 19 settembre del 2018. La parola di Dio che è risuonata in questa santa liturgia, in questo luogo santificato dalla presenza di San Pio, ci aiuta tutti a rafforzare in noi la consapevolezza che siamo chiamati a partire dal dono battesimale a realizzarci nell'amore. Questo era il segreto della vita di San Pio, che si è spesa tutta tra l'altare e il confessionale, nella celebrazione dell'Eucaristia, nel sacramento della riconciliazione e nella direzione delle anime. San Pio ha espresso il massimo della sua carità verso il prossimo, accogliendo per oltre 50 anni moltissime persone che accorrevano qui da lui per consiglio e per conforto. La vocazione alla santità è infatti chiamata all'amore, una chiamata a riconoscerci amati da Dio e a realizzare con le nostre opere la civiltà dell'amore. La santità consiste infatti nel vivere in questa logica evangelica della donazione di sé e nell'impegno costante a sconfiggere il grande male dell'indifferenza e dell'autoreferenzialità. San Pio, Padre Pio, donava a tutti il suo amore, ravvivando la fede di ognuno, comunicando la grazia sacramentale, portando luce e conforto. L'invito a lasciarci amare da Dio, a riconoscerci amati e perdonati nella croce di Cristo, è il permanente richiamo con cui il Signore, nella sua grande misericordia, accompagna quotidianamente i passi della nostra esistenza. Questo appello ci raggiunge continuamente, in forme diverse, in circostanze sempre nuove. A volte, come ci ricordava il Vangelo che ci è stato ora proclamato, questo annuncio di misericordia risuona come un invito alla danza, altre volte come un'esortazione al pianto. Questo appello è in fondo il grande invito ad amare Gesù e a farlo amare, ad intraprendere cioè con decisione il cammino della santità. In questo cammino non siamo soli, abbiamo dei compagni di viaggio, i santi. I santi, ci ricorda Papa Francesco nella Gaudete ed Exultate, camminano con noi, ci incoraggiano e ci accompagnano. La vita dei santi, pur con la loro grande varietà di temperamenti, ha sempre un denominatore comune. È un inno alla carità, un cantico vivente all'amore di Dio. Anche la vita di San Pio è stata un interrotto inno alla carità. Il tutto si compendia in questo, scrive San Pio a Padre Benedetto: sono divorato dall'amore di Dio e del prossimo. La sua esistenza terrena è stata intensamente animata da questo amore. Non ci sarebbe Padre Pio se non ci fosse stato questo amore che lo ha divorato. Che cosa ha fatto Padre Pio lungo tutto il percorso della sua vita terrena? In verità, potremmo rispondere, alla luce del Vangelo che abbiamo ascoltato, che non è rimasto mai sordo agli inviti d'amore del Signore e del suo Signore crocifisso. Anzi, si è lasciato
progressivamente, lentamente e totalmente espropriare da questo amore ed ha consumato tutto se stesso per amare Gesù e per farlo amare, per amare Gesù e per farlo amare. Il dono delle stimmate è da leggersi proprio in questo meraviglioso orizzonte d'amore. Nella vita di San Pio, come ci è attestato nei suoi scritti, ritroviamo attualizzato un grande principio della spiritualità cristiana che Papa Francesco ribadisce proprio all'inizio dell'esortazione apostolica sulla santità, nella Gaudete et Exultate. Il Papa dice: il Signore chiede tutto e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. Parole di fuoco. Nel decreto sulle virtù, emanato in vista della canonizzazione di San Pio, leggiamo: l'amore di Dio riempiva Padre Pio, soddisfacendo ogni sua attesa. La carità era il principio ispiratore della sua giornata. Dio da amare e da far amare. Sua particolare preoccupazione, crescere e far crescere nella carità. Ecco l'insegnamento di Padre Pio, un insegnamento per tutti e per ciascuno, per noi ministri dell'altare, per voi, fedeli laici. San Pio, nel suo epistolario, ha infatti molteplici riferimenti alla carità, vista come anima di tutta la vita cristiana. In uno dei suoi scritti così dice: come le perle sono tenute insieme dal filo, così le virtù sono tenute insieme dalla carità. In pratica, dice Padre Pio, se non c'è la carità, non c'è nessun'altra virtù. E come se si rompe il filo, le perle cadono, così se viene meno la carità, le virtù si disperdono. A Padre Agostino, il giovanissimo Fra Pio confessa che si è donato tutto a Dio il 21 marzo del 12. Tu sai, o Signore, che io ti amo, ma amore nel cuore non ne ho più. Tu sai, o Signore, che a te l'ho donato. Se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo tutto del tuo amore. E poi comandami pure di amarti, che non mi rifiuterò. Anzi, te ne prego di farlo, io lo desidero. Ecco, il cuore della santità di San Pio, una carità ardente, una carità forte, una carità magmatica. Da tutto ciò emerge una grande verità, che è il vertice della vita mistica. Noi pensiamo che la vita mistica consiste nei doni particolari, invece il vertice della mistica è la pienezza della carità. Padre Pio in tutta la sua vita ha amato Dio nel prossimo e il prossimo in Dio. Il giorno, quando non pregava, era intento ad ascoltare con pazienza, con sacrificio, con sofferenza le necessità dei fratelli, per poi presentarle nel silenzio della notte al cuore di Dio. Padre Pio ha vissuto la virtù teologale della carità non solo con le parole, non solo teoricamente, ma concretamente, tanto da essere disposto ad offrire la propria vita per quella dei fratelli. Infatti, egli scrive a Padre Benedetto: per i fratelli poi, ahimè, quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire a Dio giudice come Mosè: o perdona questo popolo o cancella me, cancellami dal libro della vita. Egli
ai suoi figli spirituali ha sempre additato la via della carità quale via maestra di santificazione. Perciò esortava una sua figlia spirituale con queste parole: crescete sempre e mai stancatevi di avanzare nella regina di tutte le virtù, la carità cristiana. Considerate che non è mai troppo il crescere in questa bellissima virtù. Abbiatela cara, più ancora della pupilla dei vostri occhi, perché essa è propriamente la più cara al nostro Divin Maestro, che suole chiamarla mio precetto. In questo meraviglioso e singolare cammino, miei cari, possiamo sperimentare, proprio stando qui in questo luogo, avendo davanti ai nostri occhi il corpo di San Pio, che non siamo soli, ma che una moltitudine di amici ci accompagna. San Pio fa parte di questa moltitudine di testimoni, come li chiama il Papa, che non solo ci circondano, ma ci spronano a non fermarci. I santi, e qui San Pio, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta.